arriva. Ehi! Tira, tira! Tira, tira! Tira! Dai, amico mio! Tira fuori il tuo nome! Tira fuori il tuo volto! Tira fuori il tuo colore! Vai, vai! Che fai? Ti nascondi? No, no, no! Amico mio! Tira, no, non importa se è il tuo nome, se è il tuo volto, se è il tuo colore, è un pugno! Un pugno nello stomaco a qualcuno! Non importa, qualcuno ti ha amato! Qualcuno ti ha voluto bene! Qualcuno ti ama e ti vuole ancora bene per il tuo nome, per il tuo colore, per il tuo volto! E allora, amico mio, tira fuori il nome! Tira fuori il colore! Tira fuori il tuo volto e cammina fiero fra tante gente che ti guarda e dice: guarda quel meschino. No, tu non sei meschino. Tu hai un nome e hai un volto. E allora, amico mio, come ti chiami? Ma perché sei zitto? Da piccolo ti hanno messo un nome. Magari porti il nome di un nonno, di un zio. Zio ucciso in una guerra, uno di tanti di quella guerra dimenticata. Tira fuori il nome. Come ti chiami? Messi? Kamil? Jasim? Kader? Richard? Martin? Abdel? Mopi? Hujazi? Tahir? Kader? Sono tutti nomi questi. Nomi difficili, inutili, impronunciabili. Ma soprattutto sono nomi inutili. Perché a un immigrato, a un clandestino, non serve un nome. A un clandestino serve una terra. La prima cosa che un trafficante di clandestini fa è quella di sequestrarti i documenti. Tutti i documenti, passaporto, carta di identità, fotografia, lettera, qualsiasi pezzo di carta che puoi accertare o identificare da quale parte del mondo, da quale parte desolante di questo mondo tu provieni. Qualsiasi fotografia, qualsiasi lettera, qualsiasi oggetto che può accertare da quale ferita, da quale offesa tu salti fuori. Qualsiasi cosa che può indicare da quale vergogna, da quale terrore, da quale orrore tu stai fuggendo. E allora la prima cosa che fa il trafficante è quella di sequestrarti quegli oggetti. Tu in quel momento, da quel momento non hai niente. Non hai un nome, non hai le provenienze, non hai nulla. E allora ti prende, tu li paghi, lui ti prende, ti mette su un camion e ti porta in una casa fuori della città. E strada facendo ti guarda. Con uno sguardo sembra innocente, ti guarda da cima in fondo e poi all'improvviso così ti dice: come ti chiami? Tu gli dici: mi chiamo Mustafa. Ti chiami Mustafa? Sì, mi chiamo Mustafa. No, amico mio, no, è un bel nome, per carità, però come un nome per uno che deve attraversare il mare, no. Secondo me, uno che deve attraversare il mare e va in Europa non deve chiamarsi né Mustafa né Ali, tantomeno Abdullah. Perché la prima cosa è che Mustafa, che cos'è? È un arabo, già sanno che sei arabo, e se sei un arabo sei un musulmano. E sei un musulmano, credimi, amico mio, non è una buona carta da visita da presentarti. E allora, tu vedi, amico mio, se io adesso ti chiamo Ghanim, è un nome ambiguo, non si sa di dove si usa questo nome, in Pakistan, in Sudan, in India, può dire tutto, tante, deve essere così, perché domani se succede un catastrofe in India, io ti posso mandare su una barca con tanti indiani e dico, puoi chiedere lì l'asilo politico per gli indiani. Adesso se io ti lascio mantenere il tuo nome, Mustafa, nessuno gli importa le nostre guerre, le nostre miserie. Come arrivi, ti rispediscono di nuovo. Poi c'è per togliere tutta questa difficoltà. Tagliati la barba, così sembri più giovane. Così sei hai più possibilità di lavorare nei campi. Perché nei campi non vogliono anziani.
io sono giovane. Tu sei giovane? Sì. Ho 29 anni. Amico mio, come sei ridotto male. Poi ti porta in un capannone. Apra il capannone. E ci sono 100, 200, 300 persone che non fanno altro che ripetere il loro nome, il nuovo nome. Come ti chiami? Amico mio, io mi chiamo, o almeno fino a poco fa, mi chiamavo Mustafa. Adesso mi chiamo Ghanem. Bravo amico mio, giorno e notte, sveglio e dormiente, deve ripetere questo nome. Vedi, tutti quanti hanno un nuovo nome. Tu da oggi sei una nuova persona. E tutte quelle persone aspettano una barca e un buon tempo per salvarmi.